In questa seconda parte vedremo come creare, gestire e inviare le richieste di certificati di origine in via telematica. Come abbiamo visto nel videocorso precedente, dalla home page del sito www.registroimprese.it autenticarsi e cliccare sulla freccia accanto alla scritta e-gov. In questa pagina cliccare in alto a destra su sportello pratiche. Cliccare su certificazioni per l'estero. E poi su Accedi. La prima videata riporta il proprio saldo, gli eventuali avvisi e l'accesso al corso e-learning. Cliccando su Crea modello si inizia la creazione del modello base a seconda del tipo di pratica. Cliccando su Nuova si va a comporre la pratica telematica, ovvero si aggiungono al modello base precedentemente creato e firmato digitalmente i vari allegati. Cliccando da inviare si potranno vedere le pratiche generate ma non ancora trasmesse alla Camera di Commercio. Cliccando da rettificare si potranno vedere le pratiche che la Camera di Commercio ha ritornato all'utente per effettuare modifiche. Cliccando su inviate si potranno vedere le pratiche spedite alla Camera di Commercio. Da questa lista sarà possibile in particolare prendere visione per ogni pratica dello stato di avanzamento della relativa istruttoria. Infine, cliccando su Storico, si potranno vedere le pratiche chiuse da oltre 2 anni. Iniziamo la compilazione di un nuovo modello base cliccando quindi su Crea modello. Cercare la propria impresa in base al numero di REA o al codice fiscale. Selezionare il tipo di pratica da inviare alla Camera di Commercio. Selezionare in questo caso certificati di origine e cliccare su Avvia compilazione. Cliccando Scegli file è possibile caricare un modello base precedentemente compilato. In alternativa iniziare la compilazione del nuovo modello base andando a compilare i campi preposti. Il punto di domanda accanto al nome di ogni casella dà indicazione sui dati da inserire in quella casella. Nella casella 1 Speditore, il sistema inserisce automaticamente la ragione sociale e l'indirizzo dell'esportatore, ma è comunque possibile modificarlo o integrarlo. Cliccando su Rubrica, nelle caselle 2 e 6, è possibile selezionare una compilazione effettuata nei precedenti modelli. Nella casella 2 inserire il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'acquirente estero, ad esclusione del paese di destinazione, che invece dovrà essere selezionato dal menu a tendina. Nella casella 3 scegliere dal menu a tendina il paese di origine della merce. Per le merci di origine Unione Europea usare la dicitura Unione Europea, seguita, se necessario, dal nome dello Stato membro. Ricordare inoltre che non sono ammesse le sigle. È possibile aggiungere più paesi cliccando sul più, avendo cura di precisare, nella casella 6 Descrizione della merce, il paese di origine a fianco a ogni singolo articolo menzionato. Nella casella 4 inserire le informazioni riguardanti il trasporto. Nella casella 5 indicare il numero e la data della fattura e le altre informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l'identificazione della spedizione. Il numero della fattura e la data devono essere inseriti obbligatoriamente anche in questi campi, che non saranno visibili sul certificato, ma che permettono al sistema di effettuare i controlli. Nella casella 6 riportare la descrizione completa delle merci. Le indicazioni generiche quali prodotti chimici, prodotti metallici, macchinari, eccetera, non sono sufficienti e devono essere dettagliate. Qualora la casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci, cliccare sul più. In questo modo si avrà un certificato di origine composto da più pagine. Nella casella 7 indicare la quantità dei prodotti da esportare, precisando l'unità di misura utilizzata. Questi paragrafi costituiscono la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'origine delle merci esportate.
con conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto e sulla base delle quali saranno effettuati dei controlli a campione. Compilare il paragrafo 1 se la merce è interamente di origine Unione Europea, indicando il nome e il luogo di produzione. Compilare il paragrafo 2 se la merce non è interamente di origine Unione Europea, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine dell'Unione Europea, indicando il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale. Compilare il paragrafo 3 se la merce non è di origine Unione Europea, ma di un paese terzo, indicando il paese di origine e il tipo di documentazione che si allegherà come giustificativo dell'origine. I documenti considerati idonei a comprovare l'origine extra Unione Europea delle merci sono il certificato di origine estero, la bolletta doganale di importazione, oppure l'esibizione di etichettature made in accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente. Finita la compilazione, cliccare su Scarica modello base. Arrivati a questo punto, per continuare con la preparazione della pratica, cliccare su Continua, oppure cliccare Nuovo modello per tornare alla pagina Crea modello e iniziare una nuova pratica. Cliccando su Anteprima di stampa è possibile vedere come il certificato verrà una volta stampato. Il modello base in formato XML, una volta scaricato, va firmato digitalmente attraverso il menu della token o attraverso un software di firma presente sul computer. Questa operazione va fatta al di fuori del programma Certo. Il file firmato digitalmente avrà estensione P7M. È anche possibile creare e selezionare un'unica cartella di modelli base da firmare o aggiungere più files da cartelle diverse e firmare tutto in un'unica volta. Una volta firmato il file, ritornare su Certò. Cliccando su Continua, il sistema ci porta alla pagina nuova. Selezionare il tipo di pratica che si sta inviando. Selezionare alla voce sportello di destinazione Camera di Commercio di Torino. Allegare il file del modello base firmato digitalmente e cliccare su Avvia creazione. Cliccare su Allega per allegare la fattura export e altra eventuale documentazione, come ad esempio packing list o dichiarazioni che si richiedono vistati, o documenti di origine della merce. Selezionare il file, inserire una descrizione dell'allegato, inserire dal menu a tendina il codice documento. Cliccare su Allega e Continua se si deve allegare altra documentazione, oppure su Allega e Termina. A questo punto, se tutto è corretto, cliccare su Invia pratica. Compilare la tabella indicando quante copie, visti e utenti che si richiedono. Attenzione però, che l'originale del certificato di origine è già inserito di default. Valorizzare quindi il campo copie solo se si richiedono anche le copie dei certificati di origine. Da qui si può vedere il costo totale della pratica. Se si tratta di un certificato pro forma, ovvero richiesto a fronte di una fattura pro forma, selezionare pro forma. Se si richiede la priorità nell'evasione della pratica, selezionare pratica urgente. Si tenga presente che si può richiedere un numero limitato di pratiche urgenti, pari al 20% dei certificati di origine richiesti nell'anno precedente. La nostra Camera di Commercio non consente il pagamento a ritiro dei documenti, la stampa in azienda e il recapito a domicilio. L'impresa però può inviare a suo carico un corriere per il ritiro dei documenti. Infine cliccare su Conferma e invia. In questa pagina è possibile verificare che la pratica è stata inviata con successo e conoscere il codice pratica assegnato. Nell'ultimo videocorso analizzeremo la creazione e l'invio di una pratica di richiesta visti, autorizzazione e copie certificate.